Se vi ricordate, vi avevo fatto un piccolo spoiler sul mio Instagram, no? Vi ho mostrato questa temperatura, 102 gradi. È proprio lui che raggiunge queste temperature, anzi, qualcosa oltre in realtà. Ma questa sua particolarità, in realtà, è solamente la punta dell'iceberg. C'è molto altro, e delle temperature ve ne parlo tra poco. Se prendessi il MacBook Pro 13 M1 e lo andassi a duplicare, ecco, ho ottenuto M2. Adesso purtroppo non ho più con me il Pro M1, però ho rifatto tutti i test come li feci all'epoca su questo M2, quindi poi insomma vi faccio vedere i risultati. Innanzitutto ha questa touch bar, che sappiamo benissimo che è, come dire, una tecnologia destinata a scomparire. Questo molto probabilmente è l'ultimo Mac con questa tecnologia, e quindi già qua mi chiedo, ma perché Apple l'ha inserita di nuovo? Sapendo che tanto la va a togliere. I bordi del display non sono stondati, insomma sono squadrati e sono anche piuttosto spessi. Lo chassis ha la stessa forma dell'M1, quindi stesso design, quindi stesse dimensioni, stesso spessore, stesso peso, stessi ingressi, due misere Type-C e un jack audio. E ciliegina sulla torta, iFixit ha effettuato il teardown, ha aperto questo Pro 13 M2 e guardate un po', anche la disposizione dei componenti interni è esattamente la stessa come su M1. Non solo, stesse viti, stesso numero di telaio su entrambi i modelli M1 e M2. È incredibile. E anche la scatola è la stessa. Hanno solamente cambiato gli adesivi dietro. Questo sì che è fare economia di scala. Hanno riciclato tutto. Che da una parte posso dire, ok, va bene, ben ci sta, nel senso, con un'ottica di effettuare un semplice upgrade da M1 a M2 vado a cambiare il minimo sindacale, giusto il necessario, non vado a stravolgere. Peccato che qua sia tutto sbagliato. Perché? Perché sta per uscire Air M2, adesso a luglio, insomma manca pochissimo, e riprende il design dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Lì sì che è stato fatto il giusto lavoro di modernizzazione della macchina rendendola attuale. Lui invece non è assolutamente in linea con l'offerta dei restanti MacBook. Ma quindi che cosa cambia effettivamente? Beh, il chip M2 anziché M1, ma non solo, la SSD. E questa non è una nota positiva. Il taglio da 256 GB di SSD, come questo mio che ho, non è più a doppio chip. Il Pro 13 pollici aveva in buona sostanza due SSD da 128 GB ciascuna. Questo ne ha solamente una, da 256. Il problema è che la velocità diminuisce drasticamente. Se non altro però sono stato stupito dai tempi di avvio del computer, dai tempi di apertura di tutta una serie di applicazioni che sono più veloci rispetto a M1, questo perché la larghezza di banda della memoria è aumentata da 68 a 100 GB al secondo, che diciamo ha ovviato a questo problemino del disco. Anche la RAM in realtà è stata aggiornata, adesso è una LPDDR5 non più 4X, e abbiamo due core in più per la GPU, per un totale di 10. E non nego qui che ci sono dei momenti in effetti in cui effettivamente il computer scatta, spesso quando magari sto renderizzando o sto giocando e effettuo uno switch tra scrivanie. Diciamo che alcune operazioni mentre fa task pesanti non gli piacciono molto, ma non è qualcosa di cui tutto sommato mi preoccuperei. In tutti i casi mi ha sorpreso davvero, questo davvero in positivo e non me l'aspettavo, in rendering video. Ha boostato in modo molto interessante, li batte bene i tempi classici dell'M1, insomma si posiziona praticamente a metà tra un M1 e un M1 Pro per rapidità, mentre in gaming sì, cambia rispetto a M1, non troppo, diciamo, il divario con M1 Pro rimane piuttosto importante, guadagna giusto qualche FPS rispetto all'Apple Silicon, insomma, della precedente generazione. Se non altro questa potenza in più ce l'ha pur non andando ad inficiare nell'autonomia, che comunque è molto buona. Cioè un giorno e mezzo, anche due, lo fate tranquillamente con un uso medio non spinto, anche tre se siete piuttosto parsimoniosi, uso spinto ovviamente magari si ferma un giorno. Detto tutto questo, quindi comunque elogiato, no, questo SoC M2, veniamo al punto dolente, il punto su cui effettivamente discutere e di cui preoccuparci: le temperature. Allora, già le temperature, diciamo, in idle, diciamo quando la CPU non sta facendo insomma nulla di che, sono molto più alte di base rispetto a M1, raggiungono praticamente le stesse soglie di M1 Pro. Il vero fatto accade però quando si stressa davvero tanto la macchina. Superiamo i 100 gradi, arriviamo tranquillamente a 104, 105 gradi. Laddove M1 e M1 Pro si fermavano a massimo 89 gradi, con M1 Pro che magari andava più su di 1-2 gradi, questo proprio li sbaglia.
sbaraglia tutti e non si riesce a capire il perché. Ha sempre la pipeline con la sua singola ventola, non è certamente come M1 Pro che ne ha due, quindi dissipa meglio, anche la superficie fa il suo lavoro, ma non capisco davvero da dove si origini questo problema. È evidente a questo punto che magari serve una ventola in più. Tra l'altro voglio precisare, anche questa singola ventola ha lo stesso, diciamo, problemino dell'M1, cioè fa un ronzio, un sibilio, meglio dire, veramente fastidioso. Cosa che macchine più costose, MacBook più costosi non hanno. In tutto questo però allora ho detto, va bene, proviamo a fare un test specifico di surriscaldamento, tentiamo di capire come reagisce la macchina perlomeno. Ho avviato sia un benchmark che coinvolgeva la CPU, che poi un export video che coinvolge un po' di più anche la GPU. E insomma ha toccato i 105 gradi con la ventola a più di 6000 RPM. Poi 105, comunque la temperatura di picco in genere, oscillava tra i 102 e gli 88 gradi. E tanto più si raffreddava, questo a singhiozzi capitava, oscillava, tanto più si raffreddava, tanto più le prestazioni calavano e la fluidità generale del computer diminuiva drasticamente. Il Mac è entrato in throttling e il sistema sta tentando in tutti i modi di non farlo surriscaldare oltre, quindi andando a limitare la potenza della CPU. Ci tengo a precisare poi che ho raffrescato l'ambiente, non ho fatto i test con 30 gradi in studio, naturalmente sarei idiota. Tralasciando questo problema, possiamo passarci sopra? Personalmente non ci passerei sopra, ma vabbè, funziona bene. È un chip sicuramente che spinge ancora di più nelle prestazioni di quello che è M1 ed è senz'altro soddisfacente, ma la delusione è completa quando penso alla macchina in sé, che è totalmente inutile, fuori luogo, che non dovrebbe esistere, che non ha senso proprio all'interno della lineup. Parte già vecchia, non ha il passo e costa 150 euro in più di listino rispetto a quanto costava Pro 13 M1. Quindi che cosa fare in una situazione di questo tipo? Beh, ma cosa? Facciamo il reso subito di questa macchina e via, M2 ciao. Poi le strade da percorrere, allora quali sono? Sono tre. La prima: andare a comprare anziché lui un Pro 13 M1 che costa sui 400 euro in meno, se avete un filo di prestazioni in meno, ma insomma finisce lì, ha assolutamente il suo senso, è una macchina rodata, sappiamo come funziona, tra parentesi, bene. 2. Aspettare l'Air M2, perché comunque ammoderna il design, porta un nuovo schermo con il notch, ha una webcam full HD perché lui ce l'ha 720p, anche questo io non l'ho capito. In tutto questo costa 100 euro in meno, quindi capite, ha assolutamente senso un Air M2 anziché lui. Qual è il problema però del nuovo Air che sta per uscire? Che anche lui è un M2, no? Ma non è che magari anche lui si comporta allo stesso modo lato thermal throttling, lato temperature? Non c'è dato saperlo fin tanto che non potrò provare la macchina. Quindi che si fa? Vado sulla fiducia e attendo l'Air M2? Oppure ho fretta? Beh, se ho fretta allora io andrei sul Pro 13 M1 a mani basse. Terza strada: fare un balzo di 700 euro nel costo e andare su un Pro da 14 pollici. Voi state sicuri, avete tutto quello di cui avete bisogno, una macchina che funziona, con M1 Pro tra l'altro, quindi avete anche un bel boost di prestazioni, anche questo può avere senso. Tu, sentite, qualsiasi cosa ha senso, ma non questa roba qua. Insomma, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, questa insomma era la mia opinione, lasciate un grosso like e noi ci vediamo ovviamente con la prova dell'Air M2. A presto giovani, ciao!